state? Benvenuti in questo nuovo video. Allora, prima di andare avanti con il video, volevo salutare le due personcine che hanno commentato di più nello scorso video e sono Elena e Jenny. Grazie mille di aver commentato così tanto nello scorso video, vi mando un bacione enorme e se volete essere salutati anche voi nel prossimo video basta che commentate il più che potete sotto questo. E come avete visto dal titolo, questo qui è uno svuota la spesa e me l'avete chiesto tantissimo, e solamente che io quando faccio la spesa sono sempre nel giorno libero di Sebastian e cerchiamo di fare il più veloce possibile e non riesco mai a farvelo. Però questa volta ho utilizzato un'app che mi ha portato la spesa a casa. Quindi vi farò vedere le cose che ho preso tramite l'app. E Mati vuole stare qui con me, quindi sarà un invitato speciale. Perché stava giocando nel box e ha sbattuto qui. Ok, vi facciamo vedere che cosa abbiamo preso. Allora, Sebastiano ha preso queste gallette. Sono quelle gallette di riso biologiche. Tieni amore. Perché lui fa palestra e quindi mangia tutte queste robe così. Ok, e ne abbiamo prese tre. Guardate. Ci sono tre e più quell'altro che vi ho fatto vedere prima. Ma ti aspetta amore, dobbiamo fargli vedere prima i dadi. Ok, poi abbiamo preso, sempre per Sebastian, due panini così integrali, del pane integrale. Due. Poi, bravo amore, abbiamo preso per la merendina o per fare colazione il pan di stelle. Uno ne ho preso, mi sembra. Uno. E in questa busta abbiamo finito, abbiamo preso come vedete qui in primo piano tanta carta igienica, tanta, che okay, amore, guarda che c'è un wow wow qui, andiamo avanti, abbiamo preso del dentifricio, questo qui è quello che prendiamo noi, Colgate Max Fresh, cristalli rinfrescanti, questo qui. Poi l'altro giorno per la prima volta abbiamo preso il detersivo Dash, perché di solito lo prendiamo solamente per Mati, e l'abbiamo preso per noi questa volta, ma non questo qui, quello liquido, e ci è piaciuto un sacco. E non lo so, ho detto oddio, voglio provare, è da un botto che voglio provare questo, però costicchia, però ho detto va bene, proviamo. E ho preso appunto questa scatoletta che vengono 27, sì, 27 Alimpoids, quello, queste qui. Dopo vi farò sapere come mi trovo, costicchia un po', però dai. Com'è, ha un odore molto buono. Poi Sebastian ha preso del balsamo, ok, e dello shampoo, balsamo, shampoo, vediamo che cos'è questo, sempre shampoo, quindi due shampoo, due balsami, poi Mati un altro balsamo, quindi ha preso tre balsami e tre shampoo, guardate. Tre shampoo e tre balsami della marca Pantene, che Sebastian piace un sacco questa marca. E poi abbiamo preso, sì, ne abbiamo preso due di dentifricio. Yes. Guarda Mati, apriamo anche questa, aprila. Vediamo che cosa c'è qui. Che cos'è? Wow! Allora, Sebastian ha preso del pollo allevato senza uso di antibiotici. Questo qui. Ne abbiamo preso 4, mi sembra. Oddio, non lo so. Per adesso ce ne sono 2 qui. Poi ho preso un formaggino per Mati perché ne ho uno che devo cominciare, ma con Mati non si sa mai. A Mati piace tanto il formaggio ultimamente. Per la dieta di papà abbiamo preso la Bresaola, tanta Bresaola, sempre Bresaola, altra Bresaola, ma ti fa vedere se c'è altra Bresaola? Tantissima altra Bresaola, quanta Bresaola ho preso questo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oddio, spero che se la mangi, spero che non vada male. Io invece ho preso solamente, oddio, mi è entrato qualcosa nell'occhio. Ok, ho preso solamente uno di questi qui che sono petto di pollo al forno. Basta che non mi tocchi le orecchie, Mati, E poi ho preso uno di questi qui, tortellini. Questi qui sono con la carne. Poi ho preso, ok, come ammorbidente noi prendiamo sempre questo qui, perché... E questo qui di felce azzurra, che è veramente grande, è molto grande, quindi dura. Vediamo,
In quest'altra busta, come avete visto dalle buste, abbiamo fatto la spesa alla Conad. In questa app c'era tipo l'opzione di poter fare la spesa alla Conad, alla De Spar o all'ingrosso, c'era scritto. Queste qui sono le cosine di Mati. Vi faccio vedere le cosine di Mati. Adesso mi insulterete di nuovo sotto questo video perché ci sarà tanto omogenizzato. Se vi dà fastidio, quindi andate avanti o uscite da questo video. Ok, ho preso per Mati l'omogenizzato con pollo, pollo con cereali. Ce ne sono tre qui. Ho preso il dado per me e anche per Mati perché quando mangio questi qui mi piace metterci un pelino di dado. E poi ho preso il tacchino biologico, il pollo biologico, il maialino biologico. Questo qui è sì, prosciutto, coscia di maiale non stagionata, biologico. Poi il vitello biologico, questo qui. Poi gli ho preso un po' di legumi verdi con... comunque sono legumi verdi, questi qui. Legumi verdi, sono piselli, mi sembra. Sì, mi sembrano piselli. Poi ho preso un po' di lenticchie, perché mi sembra che li aveva già mangiati, però non li ho preso tantissimo perché voglio che li assaggi e se gli piace li inizierò a comprare un bel po'. Poi gli ho preso l'agnello, questo qua. Gli ho preso, amore, sta attento, non rompere questo qui, Gli ho preso il coniglio, questo qua. Poi abbiamo preso il manzo prosciutto, questo qua. C'è Mati che mi fa i pasticci. Poi gli ho preso il manzo, ancora. E poi gli ho preso il vitello. Amore, non mi toccare la rinita, per favore. Non toccare la rinita della mamma. Ok, vediamo io andare avanti. Mati, vieni qua con la mamma, guarda che ti faccio vedere. Vieni qua con la mamma, ti aiuto. Allora, altre gallette di riso e due succhi per Sebastian, che sono questi qui al mirtillo. Questi qua sono quelli di lui. Al mirtillo. Tieni Mati. Mati, tieni. Allora, sperando che non li spacchi, che non li rompi. Ok. E poi ho preso questo qua, perché a me, cioè, avevo già mangiato alcune volte il pesto, ma non mi era mai piaciuto chissà quanto. L'altra volta ho fatto la pasta al pesto a Mati e sentire l'odore del pesto, oh, buonissimo. Quindi ho detto no, l'ho mangiato anche io, sono già due volte che l'ho mangiato, due giorni di seguito mi sembra che l'ho mangiato, ho detto no, aspettate, lo riprovo per vedere se era solo quello che mi piaceva oppure mi piace, mi sta iniziando a piacere il pesto. E ho preso questo qui che è il gran pesto alla genovese. Tieni amore. E quindi ne ho preso solamente uno per vedere se mi piace o meno, perché non voglio sprecare. Poi vediamo che cos'altro abbiamo qua. Cos'è questo? Ah, ho preso le fragoline, che lo sapete che mi piacciono un botto. Una scatola di fragoline. Chissà cosa dirà Mati. Ah, ho preso anche una scatoletta di riso, Mati, che era un bel po' che mi prendeva il riso perché non lo trovavo più. E ho preso tre pannine piccoline. E poi abbiamo preso per Seba lo... come si chiama? Vabbè, vitello comunque, ne ho preso 1, 2, 3, 4 e 5. 5 cosini di vitello, che sono questi qui che sembrano tipo dell'hamburger, cioè carne dell'hamburger. Burger. Ah, e poi c'è dell'altro pollo qua. Sempre altro pollo. Sì, pollo. Amore, non li rompere però, che sennò papà dopo si arrabbia. Tieni. Poi ho preso delle merendine, sempre per fare colazione o per far merenda. Ho preso 3 di queste, solamente che una l'ho già aperta per Mati, che ho fatto colazione stamattina, e sono questi qui, i pangoccioli, che Mati ne va assolutamente matto. E poi invece Sebastian per le sue merende, avete presente quando tipo nei vlog gli faccio lo yogurt con la mela e i cereali? A lui gli piacciono molto questi qui, che sono della Fitness,
E quindi glieli metto lì insieme con la mela e lo yogurt. E ne ha presi 3 in questo mese. Sempre questi qui della marca Fitness. Che li ho assaggiati anche io all'inizio, non mi sembravano tanto squisiti, ma invece sono buoni. Sono buoni. Ok, vediamo l'ultima bustina, che c'è una cosina piccolina. Ah, ok, avevo preso 2 di questi qui, che sono con mousse di bianco più fragole. Quando prendo questi qui, che c'è invece lo yogurt con il cerealino qui al cioccolato, altre cose, mi fa malissimo la pancia, ma tanto, ma infatti gli piace moltissimo, perché mi ha detto che in gravidanza posso essere diventata, mi si può aver attivato, essere, boh, non mi so come si dice, attivato comunque l'intolleranza al lattosio. E quindi quando mangio le cose che hanno il lattosio, infatti mi sento un pelo male. Quando mangio specialmente questi yogurt qui, però questa qui è una mousse, quando mangio di questa marca lo yogurt con i cereali, mi fa malissimo la pancia, male male che, insomma, che non respiro. Però allora adesso ho preso questa mousse di bianco, quindi speriamo che non mi faccia così tanto male come lo yogurt. E poi invece ho preso 2 scatolette di gelati. Però non li ho già messi nel frigo perché erano arrivati parecchio fa e quindi avevo paura che si sciogliessero. Ho preso tipo il cono e le coppette del nonno, quelle al caffè. E poi basta, ho preso appunto il cono, quello lì, il cono gelato con la crema sopra. Guardate cosa mi stavo dimenticando, le uova, e ho preso queste uova di quaglia che in Ecuador le mangiavamo un sacco, ve lo giuro, c'erano i pasticcini fuori dai negozi, cioè dalla scuola, da tutto, si mettevano loro lì con le uova di quaglia tondine, le mettevano in una bustina con del sale e del pepe e erano buonissime. Allora le ho trovate e ho detto no, le devo provare, magari mi piacciono anche a Mati, guardate il casino che mi ha lasciato Mati comunque, e niente. E poi basta, questo qui era tutto lo svuota spesa che avevo oggi. Stiamo cercando di non fare tantissima spesa, di cercare di farla per 1-2 settimane, così quando... cioè così non va male tanta roba, perché quando facciamo la spesa grande va male spesso tanta roba e quindi vogliamo evitare di fare questa cosa. E c'è tanta roba comunque perché Sebastian mangia veramente tantissimo, cioè con la bresaola e il pollo lui in una settimana già la finisce, capito? Perché mangia sia pranzo che cena pollo, vitello, tutte queste cose, quindi è per quello che ne abbiamo preso tanto di questo. Niente, io spero tantissimo che questo svuota la spesa vi sia piaciuto, non penso che sia venuto così tanto lungo perché dice 12-13 minuti. E niente, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda lo sapete già nei commenti e nel mio Instagram, che ve lo lascio qui, e anche giù nell'info box. Ricordatevi che ho aperto un nuovo canale dove posterò video solamente in spagnolo. Se mi volete seguire ho lasciato il link qua sotto in descrizione.